Allora, ciao Shihe, ciao Shihi, hola, 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 ciao bellissimi e bellissime, come va? Allora, qua giornatina discreta, ho fatto un po' di acquistini, ve ne voglio parlare, ma aspettavo arrivasse qualcos'altro da internet per poi farvi vedere tutto insieme. Devo salutare Nunzia, a cui mando un bacio immenso. Ci siamo incontrate ieri quando sono uscita dal lavoro. È una ragazza dolcissima, molto carina. Ragazze, mi mettete sempre in crisi, anche lei mi ha regalato alcune cose. Mi fareste quasi arrabbiare. E comunque gli ho detto adesso gli regalo le unghie. Quindi spero che ci riusciamo a vedere. Allora, come avrete letto dal titolo, è un video che mi avete richiesto in parecchie. Ho fatto il video di risposta alle domande, è venuto lunghissimo di 1 ora e 10 abbondante. Ditemi voi, io avevo pensato di metterlo diviso in due parti. Ditemi voi se vi fa piacere che lo faccio tutto uno o diviso in due. Le domande erano molte, ho cercato di rispondere bene e corretta a tutte le domande, quindi purtroppo è lungo, ma perché erano veramente tantissime domande e domande anche abbastanza importanti. Come vedete mi sono messa i miei cosini. Perché, come vi avevo detto, il buco è bucato, però non sfora dentro. E quindi questi sono quelli del. Mi si è rotta pure un'unghia stamani, non so come ho fatto, però si è rotta. Che stavo a dire? Ah, praticamente sono quelli del naso. Questo sfonda, questi no, però li adoro. Lo vedete quanto sono belli questi piercing o no? Ah, ecco, sono quelli più belli che avevo. E quindi le lascerò così. Allora, bellissime. Quindi fatemi sapere per il video delle risposte, mi raccomando, perché non lo pubblico fino a che non mi dite se lo volete tutto intero oppure no. Allora, questo è un video che mi avete richiesto in diversi e l'ho accumulato tutto quanto insieme. Nel senso, mi era stato chiesto come mi prendevo cura della mia pelle. Allora, ho messo insieme sia quello che tutto ciò che uso per la cellulite. Allora, voi mi direte che non ho la cellulite. È vero. Rispetto alla mia mamma, non ce l'ho. Però, avendo preso 11 kg, ragazze, i chili si sono messi anche lì. Quindi, se non faccio qualcosa, visto che il mio lavoro ultimamente è scarso, perché prima la mia palestra era il mio lavoro, adesso lavorando poco, purtroppo faccio anche poco movimento. Quindi preferisco usare qualche palliativo. Quindi cominciamo. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, parto dal corpo, vi faccio vedere con cosa mi lavo. Voi lo sapete perché avete visto l'haul dell'ultima volta. La sera sto usando questo qua. Allora, questo è scusate, ma lo metto qua perché quando vi parlo delle cose, siccome io non ho la camera per poter vedere di lì, devo mettere nello specchio e vedere cosa vi faccio vedere, se no non vedo la mazza. E non è semplice, non vedendo assolutamente nulla. Mettiamoci più così. Allora, sto usando questo qua che è della. Ah, scusate, il trucco è veramente penoso, ma volevo sperimentare una cosa che naturalmente non mi è riuscita. Te credi? Quindi vabbè. Ed è rilassante, emolliente, protettivo, riequilibrante. Allora, io mi sono trovata davvero molto bene con la lavanda, perché la sera prima di andare a letto mi fa davvero da rilassante. Poi, l'ho detto, non so se l'ho già detto, può essere anche un effetto placebo, nel senso che io mi sono convinta di questa cosa. Però devo dire che per ora mi trovo molto bene. È un bagnoschiuma normalissimo, quindi non è né un Dove che è super idratante. È un bagnoschiuma normalissimo, con un odore, devo dire, anche abbastanza buono, nonostante io non ami particolarmente la lavanda. La sto rivalutando anche la lavanda. E buono, mi è piaciuto, devo dire che la sera io uso sempre questo, ne ho ricomprato un altro invece di prendere il boccione perché quando sono troppo grossi mi vengono a noia dopo un po'. Invece essendo così piccolo da 2,50 se finito questo mi viene a noia, uso un'altra cosa nel frattempo, eccetera, eccetera. Quindi buono davvero per la sera prima di andare a letto. Se mi lavo invece durante il giorno, durante quando volete,
Uso questo qua, che è dell'erborario. L'erbolario. Scusate se mi tocco sempre il naso, ma mi viene il prurito. Non è che ho tirato niente, perché sembra che uno si tocca sempre il naso. Ed è questo qua, shampoo doccia Mahaires con estratto di dattero e di mirra. La mirra è buonissima, ha un odore celestiale, veramente buono. Come sappiamo, l'erbolario ha dei buoni prodotti. Io devo dire che con questo mi trovo molto bene, nonostante sia un bagnoschiuma normalissimo, è anche abbastanza idratante, quindi non è un Dove, che veramente avere un Dove e lavarsi con un Dove potrebbe anche voler dire di non darsi la crema, Questo invece, nonostante tutto sia un normalissimo bagnoschiuma, ha un ottimo potere idratante, un ottimo potere elastico per la pelle, quindi è veramente, veramente buono. E questi erano i prodotti con cui mi lavavo. Allora, adesso, ah no, scusate, come non parlarvi di lui? Allora, come sapete, questo è un, bravo amore, un balsamo corpo. Io devo dire che da quando ho scoperto il balsamo corpo non ho più smesso di usarlo. C'è chi dice, ma lo usi quando non ti dà la crema. Non è assolutamente vero, io uso comunque la crema dopo, ma è un toccasano per la pelle. Ah, scusate, naturalmente lo scrub è sempre lo stesso, le perle di Odisha, non sto a rompervi le palle, oramai è finito. Io credo le ultime una due applicazioni, non di più. Ultimamente mi sto dando anche meno l'autoabbronzante, perché lo sto nemmeno terminando. È proprio una questione che volevo farmi qualche lampada, devo essere sincera, e quindi ho detto aspetto un po' a ridarmelo, perché poi mano a mano, se no, eviti poi di farti le lampade venire a chiazze, quindi aspetto un po'. E infatti oggi mi sono data un fondotinta veramente, veramente chiarissimo rispetto all'affinitone che avevo quasi finito, ma lasciava uno stacco esagerato con il collo e non andava bene. È veramente un toccasano, questa è un'innovazione, come leggete qua, è uscito adesso questo, fatto così. Io prima avevo quello tondo, normalissimo, ho usato quello della Neutro Roberts, che è un ottimo odore, ma questo è 100.000 volte più idratante. Ci sono i minerali marini internamente, devo dire che è davvero un toccasano per la pelle diventa morbida, elastica, vellutata. Io non riesco veramente a farne a meno, ho la scorta per non rimanere senza, ed è un prodotto che veramente a me... La pelle me l'ha veramente fatta rinascere. Non è vero che se ti lavi con un qualsiasi bagnoschiuma e ti dai la crema sei a posto. La pelle è come tutto il resto dell'organismo, come del resto i capelli che sono diventati così lucidi. Se gli stai dietro, a parte mi sono vista dei capelli bianchi, e questa è già una tragedia. La pelle è come tutto il resto, se gli stai dietro i miglioramenti si vedono. Io ho una pelle molto morbida, ben idratata. Prima qualche volta le gambe, nonostante io ho una pelle normalissima, le gambe, non la coscia, il pezzo di sotto, la gamba proprio, spesso e volentieri era secco, era una parte secca, perché mi ci davo la crema solamente la sera, la pattina di rado. Da quando uso questo, mi faccio lo scrub togliendo le cellule morte e mi super idrato sia con questo che con la crema, la mia pelle è veramente rinata, non ho più cellule morte da nessuna parte, i peli quando rinascono non mi fanno più il bozzolino, quindi ragazze, non c'è storia. Questo è davvero buono, è l'ultimo uscito ed è quello con cui mi trovo meglio perché è quello più idratante. La pelle rimane elastica, dona un'elasticità alla pelle esagerata. Quindi veramente per chi non avesse provato il balsamo corpo, ragazzi, io vi consiglio di provarlo, perché comunque costa sulle 4,90 €, vi dura un bel po', non è che dovete usarne quantità quantità illimitate, però comunque io ne do un bel po' e devo dire che ci sto davvero bene. Queste erano le cose che usavo sotto la doccia. Adesso vi faccio vedere le creme, ma sapete già cosa uso. La mia Leo Crema, sono disperata perché non la ritrovo più. Sono andata alla Coppera finita, sono andata dal cinese era finita, sono andata dalla Gardenia era finita. Io spero che
fosse finita e quindi la devono riprendere, perché veramente potrei sclerare. L'avevo, credevo di averne un'altra, mi sembrava di averla, quindi mi sembrava di avercela, e mi sono sbagliata, non l'ho comprata. Ma io non credo che abbiano smesso di farlo, dai, e che cazzo, cioè. A parte che se la notte non comincio a darmi la pasta rifissa qua da parte, mi ci viene un po' di cretini, me lo fa sempre d'inverno. Comunque, lo sapete, non sto a rimenarvela, c'è lei, super idratante, super... Ragazze, io da quando uso questa crema non ho la stessa pelle, non c'è un cazzo da fare. È un portento, non ho altro da dire. Quindi io questa la uso la mattina, il pomeriggio se me la do. Ho trovato la svolta anche per questo. Allora, questa è una crema della Neutro Roberts, Intensive Beauty, crema corpo intensivo notte, con oli rigeneranti, trattamento rigenerante per la pelle, sfrutta la recettività notturna della pelle. Allora, io la sera prima di andare a letto, che mi faccia al bagno, che non me lo faccia, mi do sempre la crema. Da quando ho trovato questa, io la notte mi do questa, la sera, e il giorno dopo mi do questa. Allora, devo dire che è una crema con un ottimo odore, è della Neutro Roberts, ha lo stesso odore del bagno doccia che usavo. Allora, è una crema molto corposa, credo che per l'estate questa... Non lo so quanto potrebbe andare bene, probabilmente sarebbe troppo corposa, però è una di quelle creme che ti avvolge. Allora, con il suo odore buono e persistente, te la notte quando vai a letto, innanzitutto senti questo odore buonissimo che ti avvolge, no? E già questa è una cosa che mi piace molto. Lo faceva anche l'altra, ma probabilmente questa ha delle qualità e delle proprietà che quella non aveva. Devo dire che la mia pelle da quando uso questa stava già molto meglio. Con questa devo dire che la mia pelle la notte si sente, nel senso, la mattina quando ti svegli hai una pelle morbida. Ragazzi, io non ho più un bollicino di ricrescita del pelo, ho proprio la pelle veramente veramente elastica e morbida. Sto bene perché non la sento tirare mai, difficilmente mi tirava perché non avendo una pelle secca, ma normale, non avevo di questi problemi. Comunque, se vi capita, è una buona crema. Chi ha la costanza di darsi una cosa la sera, una cosa al giorno, a me piace molto questa cosa, ve l'ho già detto, delle cose più per una cosa sola, non so parlare, comunque spero di essermi fatta intendere. E devo dire che mi piace, è molto detergente, non detergente, è molto corposa, di conseguenza è molto nutriente per la pelle. A me piace molto, mi trovo molto bene, quando l'ho finita la ricomprerò per la notte. E queste erano le mie due creme che mi do durante, per la pelle. Passiamo all'anticellulite, che adesso entriamo un po' più nello specifico. Allora, io ho due prodotti che ho finito, ve li ho tirati fuori, l'avevo nei prodotti finiti, ma ve li ho tirati fuori perché almeno ve ne parlo meglio adesso e poi li butto. Allora, per la cellulite normale, quindi il giorno, la mattina, quando mi cambio, mi do l'altra e mi metto i pantaloni, mi do questa nel sedere. Questa è staminali anticellulite con cellule staminali vegetali, riducente intensiva antiossidante. Allora, è una crema da 250 ml, si trova la Hop. Io devo dire che mi è durata qualche mese, ce la possiamo fare, non ci vogliono far finire. Allora, è un po' che uso questa crema, devo dire che mi piace abbastanza, anche un prezzo abbastanza moderato, non è un prezzo alto, a differenza di questa che tengo di scorta. Questa è Cambia Pelle Anticellulite System Crema Attiva Riducente. Questa sono 500 ml di prodotto, è una sassata di roba, che ha anche un ottimo odore. Io questa la tengo di scorta quando rimango senza niente, perché è una crema che non amo particolarmente. Io non ho tantissima cellulite, ripeto, però quando la uso, e la usavo quando andavo al lavoro, il movimento lo fai. Questi sono palliativi, ragazze, se non vi muovete un po', loro da soli non gliela fanno. Quella infatti non mi è piaciuta, lo vedi tanto quando un prodotto, non lo so. Invece io di questa ho visto i miglioramenti, o comunque ho visto da quando usi dei determinati prodotti ad altri un miglioramento.
adesso è finita, la voglio riprendere, ma devo dire che è un buon prodotto. Per la notte avevo questa qua, che è della Clinians, snellente notte, gel concentrato rimodellante. Allora, questo l'ho preso alla Coppa Le Grondaie, anche questo io credo che il prezzo vari dalle 7, 8 euro, 9, massimo 12 euro. L'ho usato per, io credo, un mese e mezzo, massimo 2, tutte le notti prima di andare a letto mi davo questa. È una... boccettina, dai, non mi viene, da 150 ml ed è fatta apposta per la notte. Come vi ho spiegato, mi piace darmi delle cose la notte, il giorno mi piacciono queste cose diverse. Per allora, questo è con acido linoleico coniugato, la caffeina, che l'ho studiato quando andavo a scuola, è importantissima per la cellulite. Ed è un ridisegna la silhouette, la notte è il momento ideale per prendersi cura del proprio corpo. Durante la notte la pelle è piena di attività per rinnovarsi, autoripararsi, regolarsi e altamente reattiva per poter assorbire al massimo gli aiuti esterni. Io mi sono trovata abbastanza bene, non devo dire che non ho visto grandi miglioramenti, ma perché adesso sto discretamente, non mi voglio lamentare. Ragazze, stasera non ci abbatto, non parlo, non so perché. Forse i legni la fanno, allora io vo a rosa e poi scazzo. Comunque, la mia pelle, il mio sederotto, le mie chiappotte in questo momento stanno discretamente. Sì, c'è un buchetto quella di cellulite, ma 11 kg, sono 11 kg, insomma. Ho qualche smagliatura perché sono ingrassata e dimagrita spesso e volentieri, più che altro dimagrita. Comunque, mi sono trovata bene, sto aspettando di andare alle grondaie per riprenderlo, perché questo è un prodotto che mi è piaciuto molto, specialmente perché è da notte. E questi due li ho finiti. Adesso sto usando questo qua, che è della Geomar, ed è crema gelù effetto urto contro gli inestetismi della cellulite. Allora, questo è della Geomar. La Geomar ha ripassato parecchi prodotti, costava i prezzi, scusate... costava un po' di più, io l'ho vista l'altro giorno sulle 7 euro. È fatta a crema, devo dire mi piace molto, mi piace perché senti la pelle già più soda quando te la dai. Effetto. Effetto placebo, secondo me, però mi piace, devo dire mi piace un sacco. La sto usando sia giorno che sera perché non ho più uno per la notte. Ma è buono, mi piace un sacco questa qua. Non è quella che è fredda, non è quella che lascia la parte gelida, perché con questo freddo non mi piace. Ma ce n'è un altro della Geomar che lascia la parte dove la date proprio fredda, ghiaccia. Comunque questo mi piace abbastanza parecchio. Stamattina ho preso questo, della Leo Crema, l'ho pagato 7,20 euro. Pancia lift, azione riducente, ventre e fianchi. Risultati in 4 settimane, e c'è appunto il fucus vesciculus, l'anas, escina, caffeina, applicare, oh vabbè, il prodotto, aspetterò ad aprirla che finisca quell'altra e appena vado alle grondaie mi riprendo questa. Allora, altre due cose che faccio sono i fanghi. Ricordatevi che il massaggio è importante, quindi quando vi date un'anticellulite, mi raccomando, impastate bene come fosse pane, dategli un bel una bella mazzata di massaggio e già quello fa un 50%. Come sapete io adoro questi fanghi della Venus, li amo e ve lo giuro che da quando faccio questi il mio culo è sodo, ma è molto più sodo. Si sente che fa effetto, perché una volta che l'avete messo si sente bollire il prodotto e si sente la pelle che schiocca. Cioè non è questo che schiocca, è proprio la pelle, la sentite muoversi, è uno spettacolo. Qualcuna di voi mi ha detto che l'ha acquistato, vi prego scrivetemi sotto cosa ne pensate. Io questo lo pago 1,90 euro, mi sembra, ed è un fango micidiale. Io ho anche quelli dell'estetista, ragazze, non c'è fango, abbiamo quasi finito, io vi chiedo scusa, ed è uno spettacolo, ve lo giuro, se vi capita provatelo, vi rinvolgete come un salame con la carta trasparente, più lo tenete, qui c'è scritto 20 minuti mezz'ora, io lo tengo anche 1 ora e 10, perché mi sdraio sul letto, leggo, guardo la televisione, aggiungo al computer e lo lascio agire.
E poi ho questi qua della Geomar, che sono dei fanghi anche questi da Goscianica, per gli inestetismi della cellulite, ma non li sto usando perché adesso ho questi e mi piacciono veramente, veramente troppo di più. Il fango io lo faccio, lo facevo, non so dove cavolo eravamo, abbiamo quasi finito. Comunque sono veramente veramente eccezionali, spero di essere arrivata qui. Se qualcuno di voi l'ha acquistate, fatemi sapere come vi siete trovate, perché io li adoro e se vi capita di vederli, ragazzi, davvero. Ah, vi dicevo come tenerli, li potete tenere il più possibile e poi dopo vi fate un bel massaggio con un anticellulite. Se non avete questo, usate una qualsiasi crema, il massaggio già in sé attiva le cellule e tutto quanto, quindi farà toc. Va bene, fatta, ho finito, ce l'abbiamo fatta col cavolo, maledette pile. Mi raccomando, scrivetemi se il video delle risposte lo volete da 1 ora e 10 o diviso, perché ci tengo, sono domande anche molto importanti, belle e profonde. Grazie a tutte. E ho visto il giveaway, vi è piaciuto, vi saluto perché un bacione le pile enorme. Ciao belle.